Sicuramente non ti è sfuggito questo nuovo movimento ambientalista che mira ad imbrattare dentro i musei quadri famosi con i più disparati colori e materiali, ottenendo risultati mediatici importanti di cui tutti hanno già parlato troppo. Il Broski invece si limiterà a fare un video impopolare e scorretto che mira a capire perché in fondo al Broski il risultato visivo ottenuto non mi dispiace. Perché non c'è niente di artistico in queste immagini, è stato detto. Eppure io ne rimango affascinato. Forse perché mi ricorda il manifesto dell'action painting. L'action painting non mostra una realtà oggettiva o soggettiva, ma libera una tensione che si è accumulata in grande quantità nell'artista. È pura azione, non ideata negli effetti finali. Esprime il malessere dell'artista in una società del benessere dove tutto è progettato. È reazione violenta. Lo stile si è diffuso tra gli anni 40 e gli anni 60. Lui è Jason Pollock, uno dei più importanti esponenti del movimento, ma a suo tempo la critica d'arte scriveva di lui: questa non è arte, è solo uno scherzo di cattivo gusto. Come ai tempi nostri di cattivo gusto sono le azioni commesse ai danni di queste opere d'arte. Però cosa volete che vi dica? Il risultato solo visivo ottenuto è una bomba! Bella Dabrowski, l'avevo detto, è video impopolare!